Buongiorno, io sono il professor Emilio Mariotti, lavoro all'Università di Siena ormai da 25 anni, sono un fisico sperimentale che si occupa principalmente di spettroscopia laser e di una disciplina abbastanza esotica che si chiama ottica quantistica. In pratica quello che facciamo è studiare l'interazione fra la luce laser e la materia per cercare di costringere la materia a fare quello che piace a noi, detto in parole molto semplici. E in qualche modo l'evento Bright che illustreremo nel corso della notte dei ricercatori va esattamente in quella direzione. Durante gli ultimi 40 anni abbiamo scoperto di conoscere molto poco del mondo che ci circonda. In sostanza, noi percentualmente abbiamo un'idea chiara di quello che c'è nell'universo per circa il 5%. Questo significa che il 95% è rappresentato da oggetti che non siamo riusciti a identificare e a studiare. Si tratta della materia oscura e dell'energia oscura. Parleremo durante la serata, durante la notte dei ricercatori, di materia oscura e di un esperimento in collaborazione con altri istituti nazionali e internazionali che è partito un anno fa e che vede come protagonisti esattamente gli ingredienti di cui si parlava prima, ovvero sia la spettroscopia laser. Ne parleremo all'interno di una breve presentazione che cercheremo di rendere la più divulgativa possibile e porteremo un piccolo esperimento che cerca di far capire quali sono gli strumenti che mettiamo a disposizione per fare questo tipo di indagine.